provate ad allungare un braccio, a infilarvi una giacca o una camicia. Un'operazione banale, eppure impossibile quando la spalla si lussa. La testa dell'omero è particolarmente instabile rispetto alla scapola. Questa stabilità è garantita da alcune strutture che prendono il nome di legamenti. Un trauma, anche importante, può lacerare queste strutture, consentendo alla testa dell'omero di fuoriuscire. Normalmente in sede di pronto soccorso il paziente viene sedato e una manovra opportuna da parte dell'ortopedico ridurrà la testa dell'omero all'interno della cavità della scapola. Ho avuto diversi episodi di lussazione, con movimenti banali, addirittura una volta con uno starnuto. In certi soggetti, è il caso di Massimiliano, si parla di lussazione recidivante o abituale, i legamenti cioè sono deboli per costituzione. Se la testa dell'omero fuoriesce 2, 3, 4 volte o più volte, si consiglia l'intervento chirurgico, perché al di fuori di creare un processo artrosico che chiaramente può evolvere nel tempo, comunque l'instabilità della spalla è una grossa limitazione nella vita lavorativa, sportiva e sociale del paziente. In sala operatoria assistiamo a un riposizionamento di spalla per via artroscopica. Il chirurgo cioè non apre l'articolazione, ma si serve di un'ottica e strumenti miniaturizzati. Quando le lesioni non sono particolarmente gravi, la tecnica artroscopica dà dei risultati positivi che oscillano intorno al 95-97%. Invece, quando si hanno delle lesioni legamentose associate a delle lesioni ossee, normalmente la chirurgia aperta, che oggi è mini open con delle piccole incisioni, dà dei risultati eccezionali che si accostano anche questi al 98-99% di risultati eccellenti. Hai fatto fisioterapia? Sto ancora facendo sì fisioterapia, un percorso un po' lungo, ma pian piano si vedono i suoi risultati. Alessio, 3 volte alla settimana, si dedica alla fisioterapia, una fase fondamentale per recuperare la piena articolarità della spalla. Ma quali sono gli esercizi più utili? Il primo fra tutti è cercare di capire che articolarità abbiamo di fronte, quindi faremo un test con una carrucola per vedere il recupero articolare, in che fase sta andando avanti. Vediamo degli esercizi di stretching che ci serviranno proprio per allungare la capsula, facendo sempre attenzione all'insorgenza del dolore. Quindi è importante e fondamentale il ruolo del fisioterapista che ha con il paziente, quindi ci deve essere uno scambio, un dialogo tra paziente e fisioterapista. Con l'ausilio di presidi e macchinari specifici, il fisioterapista è in grado di intervenire anche sulla postura, eliminando le cause che hanno condotto alla lesione. Cosa c'entrano macchinari come questo con la riabilitazione della spalla? La fase posturale è importante in quanto nella nostra riabilitazione tutti i muscoli sono in catena. La catena cinetica ci permette di riportare l'equilibrio e l'armonia all'interno del corpo e quindi in questo modo uno stimolo negativo può essere sostituito grazie all'aiuto dei muscoli in catena e quindi la utilizziamo in quasi tutte le patologie della spalla.